Rientrata l'allerta maltempo in regione, 100 mm di pioggia in 48 ore, fiumi e laghi tornati sotto la soglia di attenzione. A caccia di lavoro per i disoccupati umbri, parlano i navigator, siamo sulla buona strada, prime assunzioni dal prossimo anno. Cooperativa di operai rileva un'azienda di ceramica a Città di Castello, raccolti 180.000 euro per evitare la delocalizzazione, i lavoratori, un sogno per tutti. Da Perugia alla TV, successo della squadra umbra al talent Tusi Kevales, siamo andati a vedere come la palla avvelenata diventa sport agonistico. Buonasera e benvenuti al telegiornale della Scuola di Giornalismo di Perugia, in studio Sofia Gadici e Riccardo Annibali. Apriamo con una notizia appena giunta in redazione. Un finanziere di 52 anni si è tolto la vita con l'arma di ordinanza nella caserma di Via Palermo a Perugia. Non si conoscono i motivi del gesto. In una nota, il comando della Guardia di Finanza esprime cordoglio per l'accaduto. Il militare, si legge, era stimato e apprezzato da tutti. Da moltissimi anni prestava servizio a Perugia. Di forte maltempo con piante abbattute, allagamenti e fiumi in piena, ma nel complesso meno danni di quelli previsti. L'allarme è appena rientrato. Il servizio di Luca Marroni. Sono contenuti i disagi causati dall'ondata di pioggia di questi giorni. Nonostante le forti precipitazioni che si sono riversate sull'intero centro Italia, il sistema di protezione civile si è dimostrato capace di gestire i problemi, con i vigili del fuoco in prima linea. Negli ultimi tre giorni abbiamo riscontrato un aumento del numero delle chiamate e degli interventi necessari, pari a circa 100 di numero negli ultimi giorni, e in particolare, come potete immaginare, allagamenti vari, quindi siamo di intervenire con idrofori. Sulla base dell'allerta arancione diramata sull'intera regione, sabato era stata addirittura disposta la chiusura di tutte le scuole della provincia di Perugia. Gli oltre 100 mm di pioggia caduti in 48 ore hanno reso difficilmente percorribili alcuni tratti della rete stradale, insieme all'ingrossamento di quasi tutti i corsi d'acqua, oltre che del lago Trasimeno. Questo è il percorso verde che da Ponte Valle Ceppi arriva fino a Ponte San Giovanni e che ieri mattina è stato sommerso dal Tevere. Fortunatamente non ci sono stati danni a terreni ed abitazioni circostanti. Le prossime ore saranno di tregua e il sole si sostituirà alle precipitazioni. Ondata di piena che ha attirato l'attenzione di molti cittadini. Oggi è il primo giorno dopo la grande piena, infatti facevamo il percorso per vedere un po' com'era. Sì, è abbastanza carico però regolare. Era ora di rivedere il Tevere con quest'acqua perché veniamo da anni e anni di siccità. Dopo il rientrato allarme di oggi, per i prossimi giorni si attende un generale miglioramento delle condizioni meteo che potrebbero tuttavia riservare nuove precipitazioni, anche abbondanti, in diverse zone della regione. Preoccupa l'aumento nel 2018 degli incidenti stradali in Umbria, contro la media nazionale in netta discesa da anni. Secondo l'ultimo studio dell'Istat, lo scorso anno sono morte 48 persone sulle strade della nostra regione, 8 delle quali a ottobre. La fascia oraria più a rischio è l'alba. Anche i costi di questo fenomeno per i cittadini sono elevati. Gli umbri infatti arrivano a sborsare oltre 270 euro a testa all'anno. Tra le cause più frequenti c'è la guida distratta e l'alta velocità. Avevano in auto oltre 10.000 euro in banconote risultate false. Un italiano e due tunisini sono stati fermati dagli agenti della polizia stradale di Todi durante un controllo sulla E45 nella zona di Acqua Sparta. I tre, che sono anche accusati di aver fornito false generalità, sono stati arrestati e condotti nel carcere di Terni. Economia umbra in affanno, calano le esportazioni, crescono turismo e occupazione. Questo è il quadro che è emerso dal dossier di Banca Italia sulla regione. Ce ne parlano Bianca Giammanco e Aldo Gironda Veraldi. L'economia italiana ristagna e anche l'Umbria non si sente tanto bene. Causa principale la diminuzione degli investimenti e della domanda estera. E quanto emerge dal rapporto di Banca Italia sull'economia della regione per i primi 9 mesi del 2019. Previsioni non straordinarie per il futuro a breve. Alcuni settori industriali tengono come la meccanica, altri vanno a picco come la produzione d'auto. L'edilizia mostra lievi segni di recupero, anche se la ricostruzione post-sisma procede a rilento. Su 1.400 domande presentate, solo il 13%, riferito a danni lievi, ha visto la conclusione dei lavori, mentre il 60% è ancora in fase istruttoria.
La disoccupazione scende dal 9,9% del 2018 al 9,5%. Cresce il numero degli occupati, un'espansione trainata dalle donne, più 5,1%. Sorride il bilancio del turismo. Le presenze sono aumentate quasi ovunque, con maggiore intensità a Spoleto, Gubbio e Orvieto. Sono tornate a calare invece nella Valnerina, che continua a risentire della scarsa capacità ricettiva post-terremoto. Banca Italia fornisce anche i dati sul reddito e sulle pensioni di cittadinanza. I sussidi hanno portato nelle tasche di 22.000 persone una media di 450 euro al mese, contro i 482 del resto d'Italia. E proprio il reddito di cittadinanza potrebbe essere un'occasione di svolta per molte famiglie umbre in difficoltà, ma è una riforma ancora alle fasi preliminari. A che punto siamo? Lo vediamo nel servizio di Valentina Celi e Riccardo Ciriaco. In 20.000 tirano un sospiro di sollievo. In Umbria il reddito di cittadinanza porta nelle tasche dei richiedenti poco meno di 500 euro ciascuno. Una cifra fondamentale per chi fatica ad arrivare a fine mese, ma che è solo l'inizio di un percorso di ricerca attiva del lavoro. Solo per il centro per l'impiego di Perugia sono circa, con beneficiari più familiari, 2.400 persone. Questo significa che è tutta la famiglia che è coinvolta in questa ricerca del lavoro. Oltre ai centri per l'impiego, anche i comuni diventano protagonisti. Partiranno a breve dei progetti di utilità sociale che coinvolgeranno i beneficiari del reddito di cittadinanza. Percorsi che non solo in qualche maniera danno alla collettività, restituiscono un bene, insomma, un giardino, ecco, quello che sarà alla comunità, però che consentano ai beneficiari magari di sviluppare alcune competenze. A fare da intermediari fra beneficiari e aziende sono i navigator, addetti a seguirli nelle varie fasi, fino all'auspicata assunzione. Sono loro che entrano in contatto con le storie, anche quelle più difficili. Le persone, al contrario di quanto magari si crede, hanno sia interesse sia voglia di lavorare, e questa è una cosa che nei colloqui percepiamo, cioè molte persone arrivano sperando di ricevere già l'offerta di lavoro anche in questo nostro primo colloquio preliminare. E tra le imprese in difficoltà c'è anche chi riesce a rialzarsi. Marianna Grazzi e Lorenzo Pelucca sono andati a conoscere la cooperativa Ceramiche Noi. Una storia di coraggio che arriva da Città di Castello. Un'azienda di ceramiche sposta la propria attività in Armenia, ma 11 dipendenti non si arrendono e dopo il licenziamento decidono di prendere in mano la situazione, diventando soci di una nuova cooperativa, Ceramiche Noi. Questo è nato anche grazie al rapporto di amicizia che abbiamo fra di noi, perché c'è stima reciproca e c'è fiducia, perché comunque mettersi a fare imprenditori in una certa età, a reinventarsi imprenditori, insomma, chi non l'ha mai fatto, non è proprio semplice. Se non ci fosse la fiducia e l'amicizia fra di noi, credo che non si sarebbe potuto creare questo. I lavoratori hanno deciso di destinare la propria indennità di disoccupazione al nuovo progetto. Grazie anche all'aiuto di Lega Coop e dei fornitori, la nuova realtà ha preso il via il 1 agosto, appena in tempo per gli ordini natalizi provenienti dagli Stati Uniti. Il nostro mercato è prevalentemente quello straniero, ma statunitense più che mai. Il Made in Italy fortunatamente ancora attira, dobbiamo essere bravi noi italiani a far vedere quanto siamo bravi. È un lavoro molto artigianale, molto bello, che deve piacere, perché altrimenti uno non lo può fare. Una fiamma, quella dei forni per cuocere le ceramiche, che è tornata ad ardere dalle sue stesse ceneri e che è ben impressa sulla pelle del presidente e del suo vice. Il nostro simbolo è un cuore infuocato, perché è la passione che abbiamo per il nostro lavoro. Un esempio di come i cocci si possano rimettere insieme e dare inizio ad una nuova promettente avventura. Giorni di proteste in tutto il mondo, dalle piazze di Parigi alle strade di Teheran, scontri violenti tra i manifestanti e le forze dell'ordine. E negli Stati Uniti c'è stata un'altra sparatoria. Il servizio di Rebecca Pecori. Auto ribaltate, cassonetti incendiati, vetrine distrutte. I gilet gialli sono tornati in piazza per celebrare il primo anniversario del movimento, nato il 17 novembre 2018. Nelle oltre 200 manifestazioni organizzate in tutta la Francia, 28.000 persone si sono unite alla protesta. A Parigi, fermate metro sbarrate e negozi chiusi. Macron, assassin! Macron, assassin! La situazione è degenerata quando i Black Bloc hanno lanciato lacrimogeni contro le forze dell'ordine e gettato la capitale nel caos. La rivolta si è conclusa con oltre 100 arresti. Proteste anche in Iran dopo l'annuncio dell'aumento del prezzo della benzina.
scontri e incendi hanno messo in ginocchio Teheran, mentre l'ayatollah Khamenei, guida spirituale del paese, è intervenuto in difesa della decisione del governo. La rivolta della benzina, partita dalla capitale, ha colpito oltre 90 città. Ennesima sparatoria negli Stati Uniti. A Fresno, in California, 4 uomini sono stati uccisi e 6 sono rimasti feriti. Tutti giovani di origine asiatica, di età compresa tra i 25 e i 30 anni. Durante una festa in casa, mentre stavano guardando insieme la partita di football, un gruppo di uomini armati è entrato dal giardino e ha aperto il fuoco. Non si esclude un possibile legame dell'agguato con un'altra sparatoria avvenuta pochi giorni prima nella stessa città. Ore di altissima tensione a Hong Kong. Dopo una notte di stallo, la polizia ha fatto irruzione nel Politecnico, dove erano asserragliati circa 200 manifestanti pro-democrazia. Subito dopo si sono sentite delle esplosioni all'interno della struttura. Centinaia di giovani sono stati arrestati. Per gli ultimi aggiornamenti, in diretta per noi, Marcello Mamini. Saranno tutti arrestati i manifestanti asserragliati nel Politecnico di Hong Kong. La decisione arriva dopo una notte di scontri. La polizia ha fatto irruzione nella zona adiacente all'università, dove tuttora resistono i manifestanti. 38 persone sono rimaste ferite, 5 in modo grave. La battaglia tra i giovani pro-democrazia e le forze dell'ordine è andata avanti per 7 ore e solo al mattino il rettore dell'Ateneo, Teng Jingguang, aveva reso noto di aver raggiunto una tregua in cambio della promessa da parte degli studenti di fermare gli attacchi. L'evacuazione pacifica è però saltata quando gli agenti hanno ripreso a lanciare i lacrimogeni, spingendo molti studenti a tornare indietro. Nel fine settimana gli arresti sono stati 154, di cui 51 solo domenica, tra loro personale medico, paramedico e giornalisti. Una situazione di estrema tensione in cui sono intervenuti gli Stati Uniti, che condannano l'uso della forza ingiustificato e invitano le parti ad astenersi dalla violenza per impegnarsi in un dialogo costruttivo. Questa è la situazione al momento. Se ci saranno ulteriori sviluppi, vi richiederemo la linea. La condivisione in famiglia è stata il tema centrale della settimana del diabete che si è chiusa ieri. Vediamo le iniziative a Perugia e a Spoleto nel servizio di Claudio Agrelli. Secondo me la difficoltà più grande è proprio cercare di far capire agli altri quello che significa avere il diabete. Lo chiamano Mr. D. Il diabete, l'alterazione dei livelli di glicemia nel sangue, è una malattia cronica non sempre manifesta. In Umbria il diabete colpisce circa il 6% della popolazione, ma tra gli anziani può arrivare anche al 20%. A Spoleto, nel chiostro di San Nicolò, per l'occasione illuminato di blu, si è tenuto l'incontro Noi, la salute, l'ambiente, con una mostra fotografica, concerti e testimonianze di chi, nonostante la malattia, si è rimesso in cammino. E a Perugia un piedibus speciale organizzato da USL Umbria e dalle associazioni civiche ha attraversato le vie del centro. Obiettivo: sensibilizzare la cittadinanza sull'importanza dell'attività fisica nella prevenzione di una malattia non sempre facile da spiegare. Trovare persone che possano capirti fa sì che anche tu poi nel tuo quotidiano riesci a parlarne molto più tranquillamente. Secondo l'International Diabetes Foundation sono 5 milioni le persone che oggi vivono con il diabete, un numero che potrebbe aumentare nei prossimi anni, in particolare nelle città. In Italia Mr. D si concentra soprattutto nei centri urbani, dove la vita è più sedentaria. De Ruta ha conferito la cittadinanza onoraria a Sami Modiano e Pietro Terracina, reduci di Auschwitz che oggi hanno incontrato gli studenti umbri. Il servizio di Francesco La Luna. L'esperienza dell'inferno di Auschwitz, raccontata dalla voce di chi ha vissuto la pagina più terribile nella storia recente dell'umanità. Pietro Terracina e Sami Modiano, reduci dell'orrore nazista, sono stati nominati cittadini onorari di Deruta ed hanno incontrato gli studenti delle scuole umbre per raccontare loro l'incubo vissuto nel campo di sterminio, dove l'amicizia che hanno stretto ha salvato loro la vita. Non avevamo altro modo di aiutarci. Abbiamo legato. Abbiamo formato un'amicizia, questa amicizia è diventata poi una fratellanza. Terracina ha anche parlato dell'attualità italiana, con la decisione di mettere sotto scorta la senatrice Liliana Segre, che a suo dire trasmette un messaggio preoccupante. La scelta di nominare i due nuovi cittadini onorari è arrivata direttamente dal sindaco, Michele Tognacini, ed è stata votata all'unanimità.
Abbiamo voluto condividere questo importante momento con la collettività delutese, ma soprattutto con i giovani, perché è a loro che va questo messaggio forte, commovente, ma anche un messaggio di speranza per le future generazioni. Il messaggio di speranza arriva direttamente da Terracina, proprio in chiusura dell'incontro. Io credo che posso dire che oggi non posso odiare nessuno. E ora apriamo una pagina sportiva un po' particolare. La squadra perugina di dodgeball, la versione agonistica del palla avvelenata, ospite del programma Tu sì che vales, il servizio di Giovanni Maria Gambini. Buonasera. Siamo gli Average Perugia, vi vorremmo presentare il dodgeball. Non si aspettavano l'invito al talent show Tu sì che vales, ma quando sono saliti sul palco per fare la loro esibizione è stato un vero successo. Per me è un esempio che vale, per grazie, cui vale. Grazie. Proprio grazie alla televisione, gli Average Perugia hanno rappresentato l'Umbria e fatto conoscere uno sport ancora poco diffuso, il dodgeball. Una sorta di palla avvelenata professionale resa celebre da un film con l'attore Ben Stiller. Siamo partiti con un gruppo di amici che ha visionato questo film che si chiama Dodgeball e da lì abbiamo detto: perché non fai un'attività sportiva tutti insieme? Andare a Tu sì che vales è stata un'emozione incredibile. Siamo non solo la prima squadra umbra ma anche l'unica. Il logo degli Average Perugia è un grifone rampante che stringe una palla da dodgeball. È stato ideato da Marcello Pitorri, lo stesso fumettista del giornale del Perugia Calcio. Il dodgeball è uno sport misto in cui ragazzi e ragazze possono giocare insieme. Abbiamo avuto anche fino a 5 ragazze che insomma su una squadra di una decina di componenti è un numero abbastanza elevato. Esistono dei sport alternativi che soprattutto a differenza magari dei sport più famosi puntano molto sull'integrazione di chiunque voglia partecipare, quindi non solo dei più bravi. E concludiamo con i principali risultati sportivi del fine settimana. Nella pallavolo, una domenica in discesa per la Sir Volley Perugia, che ha battuto con un secco 3-0 la Tonno Callipo Calabria di Vibo Valentia. Seconda vittoria consecutiva e altri 3 punti per la squadra del tecnico Vital Heinen. Infine il calcio, in Serie C, pareggio tra la Ternana e Teramo. Domenica i rossoverdi si sono portati in vantaggio, ma poi sono stati subito raggiunti. 1-1 e 2 punti sprecati per le Fere. Ed è tutto per questa edizione coordinata da Giovanni Landi e Stefania Blasioli. Vi ringraziamo per averci seguito e vi auguriamo una buona serata. Arrivederci.